Benvenuti, regà! Qua è Savix che vi parla. Oggi, ragazzi, video nuovo e cercherò ogni volta che il Savix spende i soldini per comprarsi qualcosa di nuovo, per fare un upgrade alla sua postazione o comunque sia comprarsi qualsiasi cazzo di cosa, raga. Cercherà di portarvi le unboxing. Allora, ragazzi, passiamo con che è arrivato questo cazzo di pacco. Finalmente da Amazon. Non sto a sponsorizzare un cazzo perché non ci guadagno niente. Quindi, ragazzi, avevo ste cavolo di cuffie in passato, l'avevo pagate circa 19 euro. Mi sono durate veramente tantissimo, ragazzi. Qualità prezzo assurdo. Comunque sì, 19 euro sono durate 2 anni, funzionano ancora. L'unico difetto che ogni tanto friggeva un pochettino perché si stava rovinando il jack. Infatti ci avevo fatto 2 giri di nastro. Primo, mi sono rotto i coglioni di avere sta roba in mezzo ai coglioni, perché sti cazzo di fili io non li sopporto più. Quindi, ragazzi, siamo andati e ci siamo presi le nuove cuffie. Ci siamo presi le Turtle Beach, le 600 Silent, raga. Cuffie carine, in passato costavano una fucilata. Ho trovato una bella promozione, l'ho pagate veramente poco, io le consiglio. Però prima di consigliarle effettivamente è meglio guardarle, recensirle, provarle e poi dirò tutto quanto cosa ne penso e secondo me se è un acquisto buono da fare. Quindi non ci perdiamo e cerchiamo di aprire il pacco. Quindi, ragazzi, primo unboxing, quindi non ho 1000 fotocamere, cercherò di farvi vedere il meglio possibile. Andiamo ad aprire con il nostro coltellino magico, ragazzi, il nostro pacchetto. Pacchetto Amazon, classico pacco Amazon. Quindi andiamo a levare il nostro scotch. Aia, tra un po' mi taglio. Non riesco ad aprire manco un pacco, sono diventato deficiente. Ok. Oh, ci abbiamo qua le nostre cuffie, ragazzi. Questo qua non ci serve più. Queste sono le cuffie. Le Silent, ragazzi, 600 bianche, l'ho prese con autonomia di 24 ore, ragazzi, va più che bene, più che sufficiente, perché tanto le usiamo di giorno, la notte dormiamo, le attacchiamo a caricare, siamo a posto. Se siamo dei gamer che effettivamente non giochiamo così tanto, potete anche caricarle 2 volte 3 alla settimana se fate poche ore di game. Quindi, ragazzi, la scatola è molto bella. Sembra mezza distrutta. Andremo a vedere effettivamente se poi dentro ci sono le cuffie o no. Ci hanno fatto uno scam. Quindi, ragazzi, apriamo direttamente questa scatola. Tiriamo fuori l'imballaggio e vediamo come si propone. Allora, dentro la scatola abbiamo effettivamente, si propone in questa maniera, ragazzi, cuffie con chiavetta e il manuale di istruzioni. Allora, questo non so se mi servirà qualche cosa, lo andremo magari a vedere dopo. Non ho ancora capito come si faccia ad aprire. Ah, ok, perfetto, siamo riusciti ad aprirlo. Vediamo cosa c'è all'interno. Abbiamo l'attenzione che non ce ne frega niente e effettivamente poi il libricino per le varie istruzioni. Quindi vediamo un pochettino, ragazzi. Come ben sapete, io ho gli occhiali. Se non l'avete visto, era un problema, quindi dovevate metterveli anche voi. Quindi ho cercato un paio di cuffie che mi dessero un po' di sollievo apposta per le stecche. Perché, ragazzi, quelle che avevo prima, dopo un po' qua mi dava fastidio. Quindi, in teoria, ragazzi, per chi porta gli occhiali, queste cuffie sono perfette. Ora vi spiego anche il motivo. E ve lo faccio anche vedere, ragazzi. Allora, le cuffie sono in questa maniera, si prospettano così, ragazzi, molto leggere. Non mi aspettavo, pensavo fossero più grandi. Infatti ci sballo tantissimo che sono così piccoline. E, ragazzi, ora vi faccio capire cosa intendevo prima. Vedete qua? Ci fate caso che è fatto in una maniera che è scavato apposta per far passare più comodamente la stecca degli occhiali. Leviamo il coso qua per l'intossicazione e ce le indossiamo e vediamo in testa come stanno. Allora, già che mi sono messo le cuffie, raga, non sento più un cazzo, cioè ti isola completamente e la cosa mi piace. Sono un po' dure, sicuramente sono nuove, ragazzi, bisogna un attimo che si ammorbidisce anche la plastica, è bella, bella, bella tosta,
cuscinetti. Vediamo un pochettino. Allora, questo dovrebbe essere il microfono, ragazzi, che facendo così noi ci attiviamo. Se noi lo chiudiamo, ragazzi, ci mutiamo. Comodissima sta cosa. Poi, in teoria, ragazzi, abbiamo tutti i vari comandi. Vi faccio vedere ora se riesco. Vediamo se metta a fuoco. Come cazzo si fa? Bisogna mettersi così. Perfetto. Allora, qua c'è il microfono. Come vi dicevo, aprendolo in questa maniera abbiamo il microfono attivo. Se noi lo chiudiamo, ci disattiviamo. Poi qua abbiamo tutti i vari comandi, ragazzi, più possibili e immaginabili. Abbiamo le 3-4 modalità già preimpostate. Potremmo switchare volume, chat, volume, audio di gioco. Veramente, veramente una bomba, ragazzi. Quindi non mi resta che provarle. E poi vi faccio sapere magari in seguito, durante i video, mentre edito, mentre gioco, cosa ne penso e se effettivamente siano da comprare. Così a primo impatto, ragazzi, pensavo che la plastica facesse cagare, e invece devo dire che secondo me sono di buona fattura questi cuffie. L'unica cosa che sinceramente sento un pochettino troppo rigido, secondo me, ragazzi, è proprio un po' come stanno sulla testa, ma forse è solo questione di abitudine e bisogna solo... L'ho già spaccate? No, credo di no. Solo questione di abitudine, dicevo, ragazzi, scusatemi. Però veramente, veramente comoda, effettiva, non ho più niente, che bello, ragazzi. Quindi, vediamo un po' cosa ne pensiamo, ve lo faccio sapere. Proverò le cuffie un'oretta, ragazzi, e poi finisco di editare questo video. Eccoci qua, ragazzi. Allora, sono andato subito a giocare, ho giocato a Crash Bandicoot, ragazzi. Veramente, veramente soddisfacente la cosa. Si sente tutto bene, non ho provato con COD eccetera. Più tardi magari giocherò a Rainbow, visto che l'ho scaricato, che mi stanno facendo due coglioni così, ragazzi, per giocarci. E vedremo anche in battaglia come vanno. Però posso assicurare, ragazzi, che in testa, dopo 5 minuti che ce l'abbiamo, ci dimentichiamo di averle. E la cosa è fantastica. Si sente bene, l'audio non è troppo forte, perché in effetti certe volte in certe cuffie l'audio è talmente alto che dà fastidio. Questo non succede. Ha 4 modalità di regolazioni, ragazzi, più l'amplificazione. Cioè, se noi teniamo premuto il tasto se noi clicchiamo una volta il tasto per accendere le cuffie, praticamente si amplifica il suono. Se invece noi lo rischiacciamo una volta, si disamplifica. Poi abbiamo 4 modalità di impostazioni: alti, bassi, medio, alti, alti, bassi, medio, alti. È una figata, raga. Veramente sono i 52 euro meglio spesi del 2023 per adesso. Comodissime. Praticamente stiamo giocando, dobbiamo andare un attimo via, vogliamo toglierci un secondo, ce l'appoggiamo al collo in questa maniera, perché si girano i padiglioni, ragazzi, e non dobbiamo per forza sbatterle sulla scrivania. Sono molto leggere e non danno fastidio. Io sono veramente contento di queste cuffie, ragazzi. Ora magari prossimamente vi avviserò e vi farò sapere col passare dei giorni la comodità nel tempo, ragazzi. E niente, io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento su Studente Savix. Ragazzi, io magari ve lo lascio lo stesso il link, anche se non me ne frega un cazzo che non mi paga Amazon. Se qualcuno le vuole prendere, approfittatene, becca a sto prezzo, è un affare. Bella, regà, alla prossima. Ah, dimenticavo, regà, se vi serve un account moddati su GTA a prezzi stracciati, con i miliardi completi moddati e rango alto con la fast run, fatemelo sapere, eh. Contattatemi, link in descrizione di Telegram. Bella, regà, alla prossima. Spada bam.